Ciao ragazzi, io sono Red. Oggi non sento da un orecchio, ma questo non vi interessa perché recensiamo la Beretta M9 A3 della Umarex. Molto figa, molto pratica. Sigla che poi partiamo. Prima botta, eh? Bene, partiamo analizzando un po' la storia di questo modello. Come vi ho detto, stiamo parlando di un M9 A3 della Beretta. L'originale però è stata sviluppata e ovviamente prodotta non da Beretta Italia, ma bensì da Beretta USA, dai nostri fratelli americani. Questo perché nel 2018 la Beretta stava perdendo il contratto con l'esercito americano, in quanto era pistola d'ordinanza ai tempi la Beretta, e ha cicciato fuori questo nuovo modello, l'M9 A3, che ha delle differenze sostanziali con i modelli vecchi, che si adattavano più efficacemente alle necessità dell'esercito rispetto che di un privato o della polizia. Dopo vi spiegherò per filo e per segno quali sono queste differenze sostanziali. Come tutti sappiamo, poi hanno perso il contratto con l'esercito, che è passato a una nuova pistola, ovvero la Sig Sauer. Pistola di merda. Si scherza e mi dissocio in ogni caso, quindi non potete ricattarmi. Bene, avvicinatevi così vi faccio vedere le differenze sostanziali e le nuove migliorie poste su questa bellezza. Bene, partendo con le differenze principali, troviamo sicuramente il colore. Come potete vedere è un flat dark earth, ovvero un tan un pochino più scuro. È stato pensato per l'utilizzo in situazioni e ambienti desertici, quindi perfetto appunto per l'esercito e le sue necessità. Nel 2019 è uscita anche in altri due colori, il black e il dark grey, che noi nel mondo del software potremmo scordarcelo in quanto probabilmente non verranno mai prodotte, però comunque abbiamo questa che non è male. Un'altra differenza molto molto importante, perlomeno a mio avviso, è l'impugnatura. Questa, come potete vedere, è molto più dritta, devo dire che esteticamente mi piace di più ed è sicuramente molto più ergonomica e più comoda da impugnare rispetto a quella un pochino più panciuta del modello classico. Ricorda vagamente come linea di impugnatura una Colt. Altra miglioria importante, che mi sento di definire appunto miglioria, è il tasto di sgancio dei caricatori. Questo è un pochino più all'infuori rispetto all'altro modello, grosso ma soprattutto zigrinato, rende quindi molto più semplice l'attivazione e quindi rilasciare il caricatore è più semplice ed è sicuramente più comodo arrivarci col pollice. La canna è stata allungata, quindi permette di tirare un pochino più lontano in maniera un pochino più precisa. Altra cosa importante è la filettatura che c'è sotto questa volata, che funge da spegnifiamma, è antioraria, quindi va girata verso sinistra. Sotto troviamo direttamente la filettatura per montarci un silenziatore, spegnifiamma, quello che vi pare. È da 14, quindi compatibile con tutti i silenziatori e accessori per il muzzle dei fucili normali. Sul davanti troviamo anche una slitta Picatinny da 3 slot che ci permette di attaccare una vasta gamma di accessori, torcia, laser, quello che vi pare. Ah, il telefono, porco Diaz. Anche questo elemento è indice di come questa pistola si sia spostata a un taglio più militare rispetto a uno pensato per la difesa personale o per la polizia. Uscendo dalle differenze sostanziali che c'erano con il modello precedente, parlando puramente di estetica, poi vi parlerò anche dei componenti interni e del funzionamento per il software ovviamente, l'unica differenza tra questo, che ovviamente è una replica, e l'originale è solamente il colore dei loghi. Per il resto è completamente identica appunto all'originale. Molto molto bella, devo dire, mi piace molto questo nuovo taglio un po' più militare. Soprattutto l'impugnatura che vi si blocca in mano in maniera comoda e in generale le proporzioni della pistola mi piacciono molto. Cambio repentino di inquadratura per parlarvi delle differenze sostanziali che sono state fatte con la versione 2 di questa pistola rispetto alla sua versione 1. Prima cosa che ho apprezzato tantissimo che è stata migliorata nettamente l'affidabilità. Il problema che era stato riscontrato infatti con la versione 1 è che le valvole del caricatore non reggessero. La pistola ha un funzionamento a CO2, quindi come sapete bene spinge molto, è messa sotto grossi sforzi, e nella versione 1 le valvole non reggevano, i caricatori cominciavano a perdere e la pistola era inutilizzabile. Sono state modificate le valvole, invece in questo caso sono più resistenti, sono più forti e l'abbiamo apprezzato molto. Altro motivo per cui le valvole ovviamente facevano fatica a reggere sul lungo periodo era che questa è una delle pistole più rinculanti della sua categoria Beretta. Questo perché il peso del cane che va a colpire, quindi aprire la valvola, è molto alto. Questo permette una fuoriuscita più alta di gas, quindi un rinculo più secco e una velocità anche di scarrellamento della pistola molto elevato, però allo stesso tempo ovviamente mette sotto grosso sforzo la pistola. Dopo nella prova di tiro vedrete quanto cazzo rincula questa bellezza.
Il fatto che il ritorno sia molto veloce, quindi lo scarrellamento sia secco e veloce, non è da sottovalutare, soprattutto in una pistola full metal. Questo permette di sparare abbastanza velocemente, ma soprattutto di avere un ritorno del carrello più veloce e di mirare quindi in maniera anche più precisa. Le differenze sostanziali che vi ho citato prima sulle differenze tra questo modello e quello classico si fanno sentire anche nel soft air. Infatti la pistola è molto più ergonomica, l'impugnatura, come vi ho detto, è stata pensata per essere più pratica in mano, e questo ci dà una mano anche nel soft air, in quanto vi rimane fissa in mano e non avete problemi a impugnarla. Anche per chi ha le mani un po' più piccole, che è sempre stato un problema della Beretta, chi aveva le mani piccole, cazzo, faceva veramente fatica a imbracciarle in maniera funzionale e pratica, beh, è stato finalmente risolto. Come avete visto, l'impugnatura è più snella, meno panciuta e si blocca in mano in maniera salda e ferma. Ultima constatazione che vi faccio prima di parlare degli interni, di come funziona in soldoni e di quello che c'è all'interno, vi dico che questa è un'ottima pistola, non tanto per il gusto personale ma per il rapporto qualità-prezzo. Trovate quindi una pistola con prezzo medio-alto, con funzionalità medio-alte, senza trucco, senza inganno, ed è molto apprezzabile, soprattutto su un modello particolare come questo. Con tutti questi cambi di inquadratura vi sto veramente viziando. Come vi ho detto, la pistola è full metal, funziona con CO2, quindi dovrete mettere le bombole all'interno del caricatore. Ciocca parecchio, che è una cosa che mi piace molto. I loghi sono tutti originali della Beretta, anche sull'impugnatura. Ve li faccio vedere un pochino più da vicino. Quello sull'impugnatura è veramente molto figo se siete fan di Beretta. E ovviamente anche dall'altra parte. Quello che vedete qui è il numero di serie, è univoco per ogni modello, quindi se voi avete questo nessuno avrà lo stesso numero di serie come il vostro. Questo è il mio fucile, ce ne sono tanti come questi, ma questo è il mio, torna sempre tra le nostre citazioni preferite. Parasola colpo singolo con doppia azione, quindi non dovrete armare il cane manualmente. Il sistema di sicura è funzionante, non vi permette di scarrellare la pistola, come vi ho già detto, quando ovviamente è inserito, se no la pistola scarrella e anche un bel po'. L'op-up è regolabile, il peso della pistola è sugli 835 grammi, quindi poco meno di un chilo. È, come vi ho già detto, completamente in metallo, dotata di picatinny rail. Ha un peso di 835 grammi, una lunghezza di 225 mm e un'altezza di 140 mm. Per quanto riguarda la canna, è lunga 136 mm, quindi un po' più lunga rispetto all'originale. Le tacche di mira sono fisse, ovviamente, provviste di pallini bianchi per mirare in maniera più semplice. I caricatori tengono 22 colpi, come vi ho già detto dovrete metterci la bomboletta di CO2 lì dentro svitando questo bel pistolone. Altra cosa figa che non mi aspettavo è che la pistola ovviamente è completamente smontabile come l'originale, quindi potete andare a smontarla, a pulire se siete fan di questo genere di cose, esattamente come l'originale. Bene, ho finito di annoiarvi con specifiche particolarità della pistola, vediamo come spara. Prima di vedere come spara dobbiamo ovviamente caricarla. Io mi sono permesso di svitare già il tappino che blocca la bomboletta all'interno del caricatore. Andiamo a inserire suddetta bomboletta. Posizioniamo il brugolone per tenerla ferma e avvitarla. E avvitiamo. Il segreto è fargli prendere il filo subito. Fatto quello è super semplice. Ok, la blocchiamo. Il caricatore è pronto. Ci sbattiamo dentro i nostri bei pallini, usiamo degli 020 della Tippmann. Scherzavo, penso sia questa la parte più tediosa. Il pallino va giù, il pallino va su. Potrei averne messi leggermente meno, però come vedete il caricatore adesso è bello pienotto. Lo sbattiamo dentro, scarrelliamo e siamo pronti a sparare. Bene, la pistola è pronta a sparare. Là in fondo ho già posizionato la sagoma del malvivente a cui andremo a sparare. Faccio un paio di tiri di prova per capire dove scarta la pistola e poi dopo vi spostiamo la visuale su di lui e vediamo dove riesco a colpirlo. Non so se l'avete visto, vengo un pochino più vicino, ma il rinculo della pistola fa spavento. Vi consiglio, se potete, di fare un salto in negozio, perché spara veramente forte, spara veramente cattiva. E vi dico che non mi dispiace, anzi, dà il suo gusto sparare con un'arma che rincula bene, rincula secco, ma soprattutto con una velocità del carrello così, perché sentite che la precisione aumenta. Ok, ho mirato solamente al torso, ora ricarico e provo a prendere invece i due pallini neri a sinistra e a destra. Beh,
Bene ragazzi, mi aspettavo andasse molto peggio, invece la prova di tiro è andata molto bene. Il bersaglio è stato colpito praticamente sempre nei punti vitali e anche i colpi precisi sono andati a segno dove dovevano. Analizziamo velocemente come sono andati i tiri e poi passiamo alle conclusioni finali. Partendo dai primi colpi che ho fatto, ho colpito il bersaglio fuori in questi tre punti, poi ho cominciato a correggere il tiro ed è andato veramente molto bene. Ho fatto 4 colpi bassi che sono andati a colpire la sagoma appunto nella parte bassa del corpo, per poi correggere il tutto e colpire veramente in maniera precisa, piazzando 7 colpi tutti all'interno della parte centrale della sagoma. Molto molto bene. Addirittura poi ho voluto fare un po' lo sborone e l'ho colpito anche in mezzo alla fronte, giusto per dargli il colpo di grazia. Passando poi ai colpi precisi invece in alto, qui è stato un pochino più difficile perché appunto il bersaglio era molto molto piccolo. Sono partito con 3 colpi sparati purtroppo fuori per poi colpire con l'ultimo dentro. Capito come scartava la pistola su un bersaglio così piccolo, poi siamo passati invece qui per poi colpire invece con 4 colpi tutti all'interno del bersaglio. È un risultato veramente eccellente, prova una precisione della pistola ottima, soprattutto considerando che non ho regolato l'op-up e non ci avevo mai sparato prima, quindi basarsi solamente sulle tacche di mira è un po' come sparare non alla cieca ma affidandosi al caso, spray and pray come dicono gli americani. È un risultato ottimo, non mi aspettavo una precisione tale da questo oggettino. Passiamo alle conclusioni finali e lascio che continui quindi il collega. Grazie mille, da qui continuo io. Cosa dirvi dell'M9A3? Beh, personalmente la trovo la Beretta definitiva. È il miglior modello di Beretta sia per ergonomia che come funzionalità che potete desiderare e volere, ma soprattutto trovare sul mercato. Parto col dirvi l'unico piccolo lato negativo per poi passare al dolce, dove veramente c'è da tirar fuori di tutto e di più. L'unico piccolo problema che ho riscontrato su questa pistola è che l'op-up che c'è in confezione, quindi che vi viene fornito già dentro la pistola, è un pochino duro. Io personalmente lo andrei a sostituire con un op-up un pochino più morbido per darvi la possibilità veramente di avere un tiro preciso e perfetto in ogni situazione. Oltre a questo, ragazzi, è una pistola perfetta, devo essere sincero. Io che non sono amante di Beretta, questo è un modello che potrei comprare, sia per il design, che è molto più pratico, anche piacevole personalmente, in quanto è compatta, è un pochino più squadrata e lineare. Mi gusta veramente tanto, ma anche e soprattutto per le funzionalità. È una pistola estremamente precisa, ha un rinculo secco, ha un rinculo molto realistico, una velocità di scarrellamento che vi permette di sparare un colpo uno dietro l'altro senza andare a smirare in maniera atroce. Avete visto che a un certo punto nella prova di tiro ho cominciato a sparare, ho trovato il punto dove volevo colpire e i colpi sono andati tutti lì, 12 colpi esattamente nel punto in cui stavo sparando a ripetizione, non un colpo alla volta come una Desert Eagle, no? Un altro lato estremamente positivo, che è stato corretto ovviamente con la versione 2 come vi ho già detto, è l'affidabilità. Per me una pistola soprattutto a gas deve essere affidabile, non voglio perdite di gas nel caricatore, voglio che spari in ogni situazione. Cazzo, il CO2 è stato inventato praticamente per questo, questa vi spara indipendentemente dalla temperatura che c'è fuori. Chiaro, se siete in Antartide magari qualche problemino ce l'ha, ma per il resto, per dove si gioca soprattutto in Italia, è perfetta. So che ormai suona ridondante, però è una caratteristica principale di tutti i prodotti che vi portiamo: la qualità e la cura messa nella creazione del prodotto la fanno da padrona. Più un prodotto è stato realizzato con cura e si vede dalle piccole accortezze messe appunto su di esso, più probabilmente avrete davanti un oggetto veramente di ottima qualità, e questo è il caso per questa Beretta M9A3. Dulcis in fundo, commentatelo nei commenti perché io sono ignorante. Il dolce alla fine, tradotto in italiano, fa veramente cagare, questa non la metto. Ultima piccola chicca in conclusione: anche con la piccatina in rail sotto è comunque compatibile con le fondine da Beretta, quindi se avete già Beretta e volete cambiare, sostituirla con questa, non vi dovete andare a comprare un'altra fondina perché questa non vi fitta in quella vecchia, ci entra perfettamente e potete fare il John Wick della situazione senza problemi. Bene, io vi ho detto tutto quello che volevo e dovevo dirvi su questa bellezza. Se volete venirla a provare in negozio, noi siamo qui che vi aspettiamo con le braccia aperte come al solito. Eminem, figa. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay angry. Beh, bullseye, deadshot, dead. Sta registrando? Merda. Voi da casa probabilmente non lo sapete, però oggi sono in negozio da solo, non c'è nessuno, ho girato il mio video e ho finito con
20 minuti d'anticipo e letteralmente non so che cosa fare perché devo rimanere qui e aspettare che tornino anche gli altri prima di poter andare a fare tutte le mie cose. Questo video però è stato girato con un grossissimo debuff da parte mia. Questo orecchio è completamente tappato, quindi io sento l'audio monodirezionale, cioè arriva solamente da questa parte, da questa non sento niente. Tra l'altro questo, l'unico suono che percepisce è questo. No, 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 non mi lasciare. Giusto per farvi capire il disagio personale che c'è stato durante tutto questo video. Adesso che lo sapete sono sicuro che apprezzerete ancora di più lo sforzo che faccio per voi, miei cari amici aspettatori. È la 1, la 2 o la tara, eh?